Adesso proviamo a cambiare prima solo questo e voglio vedere che succede. Però poi bisogna aprire questa parte del motore e dobbiamo cambiare il pezzo che sta qua dentro. C'ho tutto quanto qua. Questo qui è l'aggeggio che sta qui dentro, che produce la corrente dentro una tazza magnetica, diciamo. Dentro un magnete. Facci vedere bene. Oh, ok. È usato, ridotto forse un po' male, però dovrebbe avere solo 20.000 km, quindi dovrebbe essere buono. Questo, noi adesso cambiamo solamente questo qua. Per cambiare questo bisogna cambiare anche il cavo. Questo qua io l'ho già preso fatto per comodità, per 20 euro, e questo qua è il regolatore di tensione. È usato anche lui, però usa una tecnologia diversa da questo qui, che dovrebbe evitare questi tipi di problemi. Quindi adesso noi andiamo a cambiare prima questo qua e voglio vedere come si comporta il generatore qui. Si schiaccia il tastino, qui c'è un tastino, si schiaccia e lui viene via facilmente. Questo qui se ne va indietro. Ah sì, c'è un dentino lì in mezzo da spostare. Fammi vedere il dentino. Questo vedi? Bisogna spostarlo un po' così e lui fa via dietro. Allora bisogna far uscire il connettore da dietro. Oh, ecco qua. Meno peggio di... Allora, perché questo qui è il connettore. Ecco qua. Vedi? Questo sta infilato da lì dietro, lo vedi? Bisogna allargare questi due spingendo qui così con le mani, si allarga poi indietro. Ed esce fuori questo qui, vedi? Questo rotondo sta qua dietro. Io devo staccare questo qua perché poi dovrò usare questo, diciamo. Che fa mettere più? Ora che sta facendo il signor Paolo? Viene dallo statore. Ti ho detto, devo trovare il modo di staccarti. Ecco, questo. E questo è libero. Mi faccio vedere. Ecco, questo c'ha i cavi che escono direttamente così. Il nuovo regolatore, guarda che bestia, c'ha i cavi che escono così. Cavo, facci vedere il cavo. Il cavolo. Bene, il cavolo. Allora, questo è quello che va allo statore. Un verso obbligato. Nel senso che nell'altro modo non si collega. Così, lo rimandiamo dietro. E poi questo qui. Ma facciamo una cosa, che adesso mi dai una mano. Allora, dobbiamo andare qua, con il bip andiamo. Dobbiamo verificare che non sia in corto. Circuito. Sì, esatto, questo oggetto qui dentro, che io ho già fatto sta misurazione e me lo dava in corto. Però a motore caldo, io voglio scoprire... Fai una cosa, mi leggi questo qui così? Ci arrivi? Ok. Ecco, vedi. Non deve suonare. Il fatto che fa sto beep significa che è in corto. Allora, questi tre qui, questa parte qui è collegata qui dentro al motore, quindi la cosa che facevamo prima, questo nero qui, se io faccio lo stesso test, se io lo metto qui, che tocca questo, reggi questo qua. Buonasera. Scusa, sto anche riprendendo, Ciccio. Ecco, vedi che questo non suona? Sta fatto inquadratura ferma. Io mi sto fidando delle tue inquadrature. Guarda, okay. Che io sto anche lavorando, Ciccio. Quindi questo almeno a freddo va bene. Allora, stavamo facendo, quindi abbiamo fatto sta prova. Questo sta così, questi sono i cavoli. Mi fa ridere, se lo faccio storto! Ok, attacchiamo questi cavoli.
Dai. Allora, questo va lì, facciamo così che è più facile. Questo è il cavo nuovo. Così. E questo lo mettiamo lì. Ok. E questo è pronto così. Poi, già che ci siamo, risistemiamo pure questo. Ecco, lo potevo fare prima. Un fenomeno. Così. E va su, eccolo. Vedi? Rimesso quello. Si vede? E poi lo metto questo qua. Allora, questa parte è pronta. Adesso rimane questo, dove devo trovare il modo di montare lo statore, il regolatore. Allora, ho pensato di creare una scatola. Ho fatto sto foro. Ora devo piegare a 90 gradi. Vediamo se regge la piega. Oh, ci vengono a trovare la lunghezza. Devo trovare la lunghezza giusta adesso. Regista posizionato. Sta registrando? Sì. Possiamo accontentare. Perché qui c'è lo stardina? La protezione. Non mi piace. Il fatto che c'è un baffo che esce dalla moto o la posizione? No, perché devi sempre compensare i materiali che si accoppiano. Mm-hmm. Nel senso, i cavi sono in plastica. Questo è metallo. Mm-hmm. Questo è un materiale più duro di questo. Quindi questo materiale consuma questo qui, può consumare e rovinare questo qui, quindi le vibrazioni con il tempo, se questi sono a contatto, questi qui col tempo rischiano di far uscire fuori i capi. Brava, e non va bene, quindi devi pensare ai che, i materiali che si accoppiano quali sono. Quindi non puoi mettere lo scotch gommato? Sì, infatti quello cercavo, però ce l'ho su casa. Magnetica, camera d'aria. Oh, ci sono un sacco di pezzi di alluminio per terra. Sì, l'ho bucato prima. Dei piccoli pezzetti. Allora, quindi gomma su gomma adesso abbiamo. È una cosa un po' più... Gomma su gomma. Più accettabile per adesso, perché questo non è il lavoro di indico. E quando dobbiamo aprire qui... che risbotta tutto quanto da capo. Quindi hai sprecato di nuovo una fascetta. Sì, ma per una buona causa. Pure la mia è una buona causa. Perché poi questo qua non mi piace, devo mettere una staffa che va da qui a qui sotto, che lo rende più rigido. Cos'è staffa? Un supporto. Perché devi sempre pensare a come lavorano i materiali quando costruisci le cose. Le vibrazioni consumano e spaccano le cose col tempo. Questa piega che io ho fatto qui, vedi, c'è una vite qui e c'è una vite di qua. Dove ci sono le viti? Io ho dovuto fare un foro. Quindi la staffa... Tiene pulita. Esatto. Quindi io credo che con le vibrazioni col tempo... su sta piega qui si potrebbe spaccare, perché vedi come riflette anche un po' adesso. Allora gli dobbiamo dare più rigidi, farlo più rigido, quindi volevo pensare a mettere una staffa da qui a qui e davanti chiedo... o dietro? Dietro. Ti fa male? Sì, aiuto io. Ecco. Tenta, scanso. Allora. Madonna, sta casa pesa più di me. No, dai,